Salve a tutti ragazzi dal vostro GustoGusto88 e benvenuti in questa riflessione di calciomercato mentre torno a casa con meno 12 gradi, sto esattamente a Garbatella. Ormai con qualcuno di voi forse mi incontrerete per strada, sono un tizio vestito di nero con la maschera stile cavaliere oscuro prima di avere il vestito ovviamente da Batman. E volevo parlare un po' con voi di una situazione che a me sta veramente sulle palle, ovvero il calciomercato della nostra amata squadra e il ruolo, con la O chiusa napoletano, il ruolo che riveste in società Iglitare, personaggio leggendario che da alcuni è osannato, da altri è invece criticato, ecco. Io non è che lo critico, io lo odio, che è diverso. Secondo me Iglitare è un grandissimo volpone. Non dico che neanche che sia scarso. È un volpone che ha capito che le cose alla Lazio possono durare e quindi sta lì, tergiversa in una mediocrità totale. Secondo me è un DS non all'altezza di una grande squadra, ma che non se ne andrà mai via dalla Lazio, perché nella Lazio ha trovato la sua... Guardate che vento, mi sa che il video non si sentirà, c'è un vento assurdo, si è incanalato un vento assurdo. Comunque dicevo, nella Lazio non si... Da questo punto di vista, leverà mai dai coglioni perché, come giocatore, è stato un giocatore scarsissimo, che però a Roma ha avuto il suo proprio paradiso, perché è un giocatore così scarso che gioca per una squadra importante come la Lazio, ha già fatto bingo, e poi come appunto membro della società, come DS, proprio ha raggiunto l'Olimpo, stipendio fisso, poteri quasi illimitati, capacità di vita o di morte sui giocatori e soprattutto nessuno che gli rompe le palle, perché il presidente è un presidente non ambizioso, è un presidente che tutto sommato gli dice guarda facciamo questo però torniamo indietro su quell'altro, spendi questo ma non spendere più di quello. Quindi è facile quando non si hanno obiettivi, perché la Lazio non ha obiettivi, fare il DS. È un po' come se voi andaste a lavorare e il vostro capo vi dicesse: guarda, devi fare questi contratti, devi fare queste operazioni, però non più di quelle, non farne troppe, perché sennò poi magari la gente pensa che siamo troppo bravi e ci viene altro lavoro, quindi così, assestati su una mediocrità andante, ma stai sicuro che i tuoi soldi non te li lava nessuno. E visto che comunque i soldi che prende Dare non sono manco pochi, ragazzi, ma che cazzo glielo fa fare a uno come Dare, che c'ha l'indeterminato praticamente, di andare a fare carriera all'Inter, al Milan, alla Juve, premesso che Inter, Milan e Juve col cazzo che lo prenderebbero, però per dirvi, no? In un posto però dove se sbagli ti mandano a fanculo e torni disoccupato. Quindi Tare non ce lo leveremo mai dalle palle, non ce lo leveremo mai dalle scatole. E il calciomercato della Lazio in questa sessione rasenta il ridicolo. Il ridicolo. Sarri ha chiesto un terzino, ma ce l'abbiamo il terzino, c'è Kamenovic. Sarri ha chiesto un attaccante, ma ce l'abbiamo un attaccante, Murici, 20 milioni. Famo giocare. Sarri chiede il portiere, ma ce ne abbiamo due, Stracoscia e Reina. Cazzo vuoi? Quindi, ragazzi, come si fa, dico io, a non capire che il vero problema della Lazio è la società e di conseguenza i giocatori che poi vengono comprati. Poi, a mio avviso, Sarri sta un attimo iniziando anche a stufarsi, perché
anche quella dichiarazione che ha fatto dicendo io l'indice di liquidità non so cosa cazzo sia, è un chiaro indice a questo punto, sì, di perdita di pazienza del nostro allenatore, che evidentemente ha capito che il gatto e la volpe lì lo stanno a coglionare. Quindi sì, Roma è bella, la Lazio è una società gloriosa nell'ambito delle squadre della Serie A, intendo, è una dei top team in cui stare, comunque c'è un centro sportivo di livello, Roma è Roma, si mangia bene, si dorme bene, si vive bene, è il top. Poi però è una certa ti rompe anche il cazzo, quindi staremo a vedere. Su Tare farò presto un video specifico proprio con dati alla mano, cosa che non ho mai fatto, un video analitico con cui vi spiego perché secondo me è un DS scandaloso, furbo ma scandaloso. Se lo devo analizzare come DS è scandaloso. Poi il fatto che lui sia scandaloso o ce lo facciano diventare scandaloso non lo so, però sai, a un certo punto uno deve valutare i fatti, non le probabilità che quei fatti siano influenzati da altre persone. Se te fai una gara dei 100 metri e arrivi sempre ultimo, magari arrivi sempre ultimo perché non ti impegni, o perché ti dicono di arrivare ultimo, perché se arrivi primo magari, che ne so, devi andare a fare le Olimpiadi e la società non vuole pagarti le Olimpiadi, faccio un esempio. Cioè, Tare mi dà proprio l'idea di essere uno che apposta compra dei giocatori di merda perché gli viene quasi detto: guarda, non aumentiamo troppo l'asticella perché sennò ci sono dei cazzi da cui andare incontro, e la Lazio non va. La Lazio vuole vivere nella sua mediocrità, e Tare è perfetto in questo scacchiere. Se poi, ti ripeto, dobbiamo analizzarlo come DS effettivo, secondo me è scandaloso, perché ho sentito dire gli attaccanti Tare però li sa scegliere. Ma che cazzo dite? Cioè, ragazzi, analizziamo quali sono gli attaccanti che ha comprato Tare. Cioè, tolto Klose, Immobile, ma che Klose fosse forte non è che mo devono dire. Che Immobile fosse un attaccante di livello, aveva già vinto il capocannoniere in Serie B e in Serie A, quindi tanto scarso non era sto Cristiano. Poi però mi devo sentir dire che Tare prende bene gli attaccanti quando ha preso, vado a memoria, Brian Perea, Alfaro, Elder Postiga, Sa, e ovviamente Murici, piuttosto che chi altri, adesso non mi vengono in mente, beh, Georgievic. Cioè, ragazzi, sono questi i nomi, sono questi i nomi, per non parlare dei difensori, tolti alcuni, come appunto Biava, André Dias, e come si chiama, De Vrij e Acerbi. Il resto, facciamo i nomi, Vavro, e piuttosto che Bisevac, Siani, Wallace, Bastos per me era capace, però vabbè, è stato tritato. Luis Periperamos, un'altra pippa secondo me, comunque vabbè, c'è chi piace. Novaretti, quell'altro che finiva sempre Iretti, non mi viene il nome. Avete capito chi intendo, non mi viene adesso il nome, che si è fatto male, non mi viene il nome. Poi vabbè, faremo questo video più seriamente, adesso alcuni mi sfuggono ovviamente. I terzini, Lukaku, Jordan Lukaku e quell'altro pippone Durmisi, Johnny, cioè, ragazzi, un'ecatombe,
un'ecatombe. Comunque il video serio su Tare lo faremo più in là. Adesso ci tenevo semplicemente un po' a sfogarmi, perché mi sono veramente rotto le palle di essere preso per il culo. Un abbraccio dal vostro Gustrus 88.